pochi secondi e un torrente in piena per le abbondanti piogge ha spezzato per sempre la vita di tre persone, la piccola Marisol Latino di appena 7 anni e due donne, Alessandra Tumineri e Maria Gioielli, 33 e 67 anni. Erano su questa Y10 insieme ad altre 4 persone, rientravano alle 4 di mattina a casa a Noto nel Siracusano dopo la cena per il compleanno del conducente Antonino Restuccia, il cugino della bimba. L'auto sulla quale viaggiavano le 7 persone arrivava da quella stradina che vedete alle mie spalle. Hanno cercato di attraversare il torrente Asinaro, che in genere è secco, ma invece sono stati travolti dall'acqua, probabilmente anche a causa del buio. Ed eccola la Y10 trascinata per 300 metri dal torrente. In 4 sono riusciti ad uscire dall'auto, tra loro anche il 32enne al volante e la mamma della piccola vittima. All'arrivo di vigili del fuoco e protezione civile, per Marisol e le altre 2 donne però non c'è stato nulla da fare. Più anziana, seduta sul sedile posteriore, la bambina era incastrata sempre nel lato posteriore sotto il sedile del lato passeggero, mentre una donna sulla 30 anni l'abbiamo trovata praticamente sopra il lato guida che cercava di scappare dal finestrino, ma non ce l'ha fatta. Antonino Restuccia è stato arrestato dalla polizia di Noto con l'accusa di omicidio colposo plurimo. Ho salvato delle vite, urla il cugino di Marisol, infermiere che lavora a Milano. Lui ha salvato 4 vite, purtroppo, gli altri non l'ha potuto salvare. Ha cercato di salvare anche la bambina? Sì, e 2 volte gli è fuggita dalle mani la bambina. Anche la mamma ha preso la bambina con le mani e gli è sfuggita perché l'acqua gliel'ha portata via.